Bene, buongiorno, ben trovati sul canale di areacentese.com. Ci troviamo in piazza del Guercino, precisamente vicino al Teatro Borgatti di Cento, anzi al cantiere del Teatro Borgatti di Cento, in questo momento sotto i riflettori per quanto riguarda appunto questo blocco dei lavori. A questo proposito, questa mattina la consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Francesca Caldarone, ha organizzato un flash mob. Vediamo. Eccoci qua, cari centesi, nuovamente in piazza, scesi per protestare contro le decisioni di questa amministrazione, contro il silenzio di questa amministrazione che nuovamente ha deciso di far calare il silenzio su un tema importante che riguarda la nostra città. Innanzitutto, prima di iniziare, vorrei ringraziare gli alleati del centrodestra, Forza Italia, che oggi sono qui con noi per sostenere la causa che riguarda tutti i centesi. E avrete letto sui giornali negli ultimi giorni quello che sta accadendo alla cittadinanza di Cento, quello che sta accadendo per quanto riguarda le vicende legate alla ristrutturazione del Teatro Borgatti. È una vicenda che nasce alcuni mesi fa nel silenzio assordante di questa amministrazione, che come sempre ha deciso di non interpellarci nelle decisioni che riguardano la città e di porre il silenzio che ovviamente ho interrotto io. Ci è stato chiesto espressamente dal sindaco di fare silenzio sulla vicenda durante una capigruppo. Ci è stato chiesto con addirittura minacce di querele se avessimo portato fuori l'argomento. Non sanno con chi hanno a che fare, perché bene sì, nonostante scrivano sui social che la Caldarone è limitata, la Caldarone è ignorante, la Caldarone deve stare zitta, la mettono a tacere in consiglio comunale, la Caldarone come al solito ci mette la faccia e scende in piazza per tutelare il bene della città, il bene dei centesi. Dopo l'ultima capigruppo dove si annunciava la rescissione del contratto in danno contro l'azienda, dopo che l'azienda aveva fatto causa al comune chiedendo un ATP extragiudiziale per incaricare un terzo tecnico di capire quale fosse chi avesse ragione per poter andare avanti per il bene di Cento, l'amministrazione ha deciso di mettere come al solito in difficoltà la città. Intentando questa causa contro l'azienda, l'amministrazione non ha fatto i conti con il danno che potrebbe esserci a causa di questa decisione, assurda. Dalle nostre fonti sembrerebbe che la problematica principale fosse legata a problemi legati alla sicurezza dei lavoratori. L'azienda aveva deciso, a quanto pare, di fermare, di rallentare le opere e di chiedere appunto questa ATP al giudice per problemi legati alla sicurezza. E io mi chiedo, dove sono le sigle sindacali che fanno i cortei, che sfilano urlando contro questo governo quando si parla di sicurezza del lavoro, e non si è fatto vedere quando si parlava di sicurezza riguardo ai lavori di ristrutturazione del teatro? Come mai il sindaco, solo dopo aver appreso di questa causa intentata contro l'amministrazione comunale con la richiesta di ATP, ha deciso di fare una rescissione di contratto? Il sindaco è consapevole che se mai, e sottolineo se mai, l'azienda dovesse aver ragione, ci saranno danni milionari erariali per la città di Cento? Sappiamo, lo sa il sindaco, che dovrà iniziare a mettere da parte milioni di euro, e questi soldi dove li andiamo a prendere? Perché lo sappiamo benissimo che quando si inizia una causa intentata contro un'amministrazione comunale ci si deve iniziare a tutelare economicamente, perché nel caso di vittoria dell'azienda il comune dovrà sborsare veramente tantissimi soldi. Quindi questi soldi dove li andiamo a prendere? Venderemo le famose azioni dell'era? Così per i cittadini non ci saranno altre opportunità di miglioramento per la città? Oppure cosa faremo? Continueremo a non fare le strade per mettere da parte questi soldi? Strade che si fanno ovviamente solo un paio di strade dove passa il Giro d'Italia, poi tutto il resto dei paesi può morire tranquillamente. Detto ciò, abbiamo letto accuse assurde sui giornali negli ultimi mesi di questa amministrazione comunale contro un'azienda che a quanto pare, io parlo sempre a quanto pare, perché ripeto, a noi consiglieri non c'è dato sapere la verità, perché se mai l'azienda dovesse avere torto, io voglio essere la prima a combattere contro questa azienda e devo sapere la verità, devo poter tutelare i cittadini. Ma se l'azienda dovesse aver ragione, io voglio comunque sapere anticipatamente le sorti del comune di Cento, perché a quanto pare non saranno per niente felici.
Detto ciò, l'azienda, dopo aver subito accuse infamanti da parte di questa amministrazione, ha deciso di parlare anch'essa sui giornali. Si è trovata costretta a parlare sui giornali e vi assicuro che quello che è stato scritto è veramente molto molto pesante. Si parla appunto di problematiche legate alla sicurezza dei lavoratori sul cantiere, di minacce, offese personali, misogine, di mail, di atti privati pubblicati sull'albo pretorio. Io mi auguro che qualcuno, un ordine competente, vada a guardare questi atti pubblicati, sono il numero 31 all'albo pretorio nel bando di gara per la ristrutturazione del teatro, numero 31, c'è cioè un atto con scritto atto privato, atti privati sono stati pubblicati, dove c'è uno scambio di mail con offese, ci sono bestemmie, io non so cos'altro dire, mi auguro solo che per questa città si possa avere la verità. La mia richiesta di convocazione di consiglio comunale straordinario è stata definita dal PD, da questa amministrazione, dal sindaco, una richiesta assurda. A quanto pare, per il PD sono assurde le richieste fatte dall'opposizione quando hanno paura di avere un confronto. Qual è il problema? Perché non vogliono confrontarsi con noi consiglieri? Perché non vogliono confrontarsi con i cittadini centesi? Devono nascondere qualcosa? Hanno paura della verità? Hanno paura di deludere i loro elettori? Hanno paura di andare a casa? Ebbene sì, signori, perché se mai dovessimo scoprire che quello che si dice, quello che l'azienda sta dicendo, questo sindaco deve immediatamente dimettersi, perché non deve aspettare di prendere la poltrona di Bonaccini, non deve aspettare di potersi candidare in Regione Emilia-Romagna, deve andare a casa subito se ha creato un danno alla città. Questa volta non ci sto. Io comunque ho posto domande importanti al sindaco che protocollerò, ovviamente, a cui mi aspetto delle risposte sicuramente fatte come hanno fatto negli ultimi 3 anni, di poche parole, di giustificazioni inutili. E li ho posti anche sul giornale, perché dopo avermi definita assurda, dopo che continuano a scrivere sui social che la Caldarone è ignorante e limitata, non mi par altro modo di far sentire la mia voce scendendo in piazza a fianco dei cittadini centesi. È l'unico modo che mi rimane. Io vorrei leggervi queste domande che volevo porre al sindaco, e ripeto che ha definito assurda la mia richiesta. Ha definito assurda la mia richiesta, ma come al solito siamo abituati a queste cose, perché a quanto pare PD e sindaco considerano la trasparenza un principio da reclamare solo quando sono all'opposizione. Comunque, vi leggo le domande. Quali sono le ragioni di fatto e di diritto su cui l'impresa incaricata dei lavori ha fondato il suo ricorso in tribunale? Mi deve rispondere, sindaco, mi deve rispondere, e lo farà il Consiglio Comunale, vedrà come lo farà. La decisione del Comune di rescindere il contratto è stata presa prima o dopo aver ricevuto il ricorso della controparte? E in tal caso, perché il Comune ha agito solo dopo l'iniziativa giudiziaria dell'impresa? È vero che la contestazione mosse dal Comune all'impresa sono fondate soltanto sulla la relazione del direttore lavori, che non può essere considerato terzo, mentre il ricorso dell'impresa è suffragato dal parere di autorevoli consulenti, e in tal caso può dirci le loro qualifiche tecniche? E aggiungo, può dirci come mai un ufficio tecnico si è permesso di offendere tramite mail, di bestemmiare e di offendere sul personale un'azienda? Me lo deve dire, sindaco, me lo deve dire, non qua in piazza ma in Consiglio Comunale, perché lo devono sapere tutti i cittadini centesi. È vero che l'impresa si era dichiarata disponibile ad una risoluzione consensuale del contratto al fine di evitare una controversia giudiziaria dell'esito incerto che potrebbe durare anni? È vero, signor sindaco? Me lo può spiegare anche questo? Cosa succederà adesso ai lavori? C'è il rischio che si blocchino in attesa dell'esito della causa in corso? C'è il rischio, ce lo deve dire, signor sindaco, se i centesi rischiano di ritrovarsi un teatro chiuso ancora per anni e di dover anche avere dei danni economici, ce lo deve dire. Quali saranno i maggior costi a carico del comune in questo caso, signor sindaco? Ci deve dire anche questo. Chi supporterà i costi nel caso dell'impresa, in caso l'impresa dovesse uscire anche solo parzialmente vittoriosa dalla causa? Come anticipavo prima, sindaco, iniziamo a mettere da parte dei soldi, perché questa causa sarà un danno milionario per la città di Cento. Perché il Comune ha concentrato ogni responsabilità in un solo soggetto,
contemporaneamente direttore dei lavori, responsabile della sicurezza e direttore di cantieri senza nemmeno un assistente o un collaboratore? E per finire, è vero che sono stati demoliti dei pavimenti storici del teatro senza alcuna autorizzazione della sovrintendenza? E in tal caso, di chi è la responsabilità, signor sindaco? Lei ce le deve dire queste cose. Lei non ha diritto di stare in silenzio. Lei non ha diritto di dire che le mie richieste sono assurde. Le mie richieste non sono assurde. Lei deve proferire in consiglio comunale davanti ai cittadini e dirci la verità. Perché se dovesse aver ragione lei, sindaco, noi abbiamo il diritto e il dovere di tutelare il comune di Cento. Ma se dovesse aver torto, le ripeto, lei si deve dimettere. Come ha poco fa detto la capogruppo Caldarone, siamo qua per un unico motivo, ovvero sapere che cosa sta accadendo a Cento e sapere che cosa possiamo fare noi consiglieri comunali per tutelare quello che è il nostro teatro, il Teatro Borgatti. Io rimango basito, oltre a tutto quello che è già stato detto, che non vado a ripetere, mi sono veramente basito da quanto è uscito sull'albo pretorio, e sono documenti che, come ha detto prima Francesca, tutti possono vedere, tutti possono andare a scaricare, stampare e leggere. Io voglio riportare soltanto di quel famoso documento numero 31, che il titolo, oltretutto, non so come possa essere finito sull'albo pretorio, il titolo è riservatissimo, quindi non so come possa essere finito sull'albo pretorio, anche perché si fanno nomi di aziende, si fanno nomi di privati, si vedono messaggi di confidenziali via mail, e quindi mi domando come possa già di sua natura essere sull'albo pretorio. E si parla di corrispondenze tra l'ufficio tecnico e appunto la ditta, ma ci sono dei passaggi che sono allucinanti, mi hanno lasciato veramente esterrefatto. Non è impossibile leggere tutto il documento, chiaramente ne voglio leggere alcuni punti. Per esempio, parlando di una mail, ecco qui, vedete, data 28/11/23, dove voi insistevate con la vostra scritto, scusate se leggo anche un po' male, ma è scritto con abbreviazioni, con errori grammaticali, e non sono io che sto leggendo male, è proprio scritto così, con la vostra VS proposta, ecce, dicendo che è tutto sbagliato, lo vedete? Per conto vi chiedo, è o non è isocosto, muti, silenzio di tomba, tutto condito con tanti puntini in sospensione? Ma non per questo vi ho mandato una PEC. Io sono un signore, attendo. Io non mando PEC. Al max, mail anche scritte in via confidenziale, magari per scuotervi, ma senza che rimanga a protocollo, protocollo scritto in maiuscolo, che poi è finito sull'albo pretorio, quindi diciamo che la pubblicità c'è stata. Non le ho addirittura mandate neanche a Edilthor, quando una notte ci siamo trovati dei ragazzini sul ponteggio accessibile e non a norma. Pensate un po'. Quindi qui mi si sta dicendo che hanno visto delle persone in pericolo e non è stato denunciato? Io sono allucinato da questo passaggio, allucinato, ma fosse l'unico. Si parla, ecco qui, come mai Arcos non ha risposto via PEC, che è un ordine di servizio, avanti con una serie di funzioni tecniche, poi, ma forse perché andava a favore, punto di domanda, ma, puntini puntini, misteri del codice degli appalti e DM 49/18, a volte vengono, a volte no, ma siamo in Italia e sappiamo tutto aleatorio. Anche questo pubblicato sull'albo pretorio. Vado avanti e poi ci sono tanti altri punti che potrei andare a leggere, però ne riprendo un altro soltanto per vedere l'educazione che c'è stata anche in queste mail. Sì, punti domanda, ok, procedete, puntini no, ok, dal momento tutto attaccato che I 35 anni sulle spalle, per cortesia non fatemi adorare e procedete a smantellare sto puntini puntini tetto, indicando chiaramente qualcos'altro. Io sono veramente allucinato da quello, oltre a tutto quello che ha detto, come dicevo prima, la capogruppo Caldarone, sono allucinato da questi passaggi, e vi posso assicurare, andatevi a cercare, perché li abbiamo letti basiti, e sono soltanto alcuni dei passaggi che ho voluto riportare qua oggi. Non ho sicuramente detto altro, anche perché
ripeto, non so veramente come possa questo documento essere finito sugli atti pubblici dell'albo pretorio. Quindi questa è un'altra domanda che vorrei aggiungere all'amministrazione e sapere se il sindaco o gli assessori erano in copia a queste mail. Pare proprio di sì, perché se poi sono finite sull'albo pretorio, comunque almeno prima che un documento finisca sull'albo pretorio, il sindaco lo deve sapere perlomeno. Quindi mi domando come possano questi documenti riservatissimi, non detto da me, detto da loro perché è il titolo, essere finiti proprio lì, e come mai questo rapporto con l'azienda, a torto o a ragione, non siamo qua a fare i giudici morali o meno, ovviamente, che a torto o a ragione qui c'è qualcosa che sicuramente non è andato nei rapporti, anche a livello confidenziale, che poi, come dicevo prima, a livello confidenziale non è perché è stato pubblicato. Il nocciolo, e poi chiudo. Qual è il problema? Il problema è che il teatro ora rimarrà chiuso, in qualunque modo si allungheranno i tempi, ma quello che noi deve interessare, oltre ovviamente come a tutti i centesi avere il teatro utilizzabile e fruibile, è anche la sicurezza di chi ci lavora dentro. Viviamo in un momento dove è all'ordine del giorno la sicurezza degli operai. Se il punto cardine di tutto questo era la sicurezza degli operai, io mi domando, è meglio la sicurezza degli operai oppure che venga finito entro la fine del mandato il teatro? Questo è il punto cardine. Quindi non voglio dilungarmi e vi ringrazio per essere stati qui oggi. Bene, per oggi è tutto. Questa vicenda sicuramente farà ancora parlare molto di sé. Voi state sempre collegati con noi attraverso tutti i nostri canali. Intanto una buona domenica e un buon inizio settimana.